Dopo tanto lavorare, finalmente si torna in montagna a camminare e a godersi una bella gita, si spera, anche se, insomma, le condizioni meteo non sono sicuramente ideali. Comunque, un giro, questo qui, che volevo fare da diverso tempo. In questo momento ci troviamo all'Alpe Giavine, quindi siamo nella zona di Bagno Anzino, e dall'Alpe Giavine proseguiremo fino all'Alpe d'Orchetta e poi al Colle d'Orchetta. Dal Colle d'Orchetta scenderemo leggermente, perderemo un pochino di quota andando in Valsesia, al punto appoggio Alpe Elo, dove pernotteremo e poi, se le condizioni del meteo ce lo permetteranno, oggi o domani andremo al Pizzonona della Benna, che è una montagna molto bella, che si vede dal fondovalle e che desideravo da diverso tempo salire. Oggi ad accompagnarmi in questa escursione c'è Eleonora. Ciao Eleonora. Ciao. Siamo a poco più di 1000 metri di quota, il bosco è prevalentemente una faggeta misto ad un bosco di abeti, nonostante la quota sia abbastanza bassa proprio perché qui abbiamo un'esposizione molto ombreggiata verso nord e di conseguenza potremmo anche dare un'occhiata a qualche fungo. Non ha piovuto molto, ma questa zona di suo è una zona che resta molto umida e ci sono buone probabilità di trovare qualcosa. Abbiamo già raccolto una piccola manciata di finferli, senza troppe pretese, ma riuscire a trovare anche uno o due porcini, dato che questa sera il menù prevede un macinato di cinghiale, sarebbe proprio fantastico. Questo è uno dei tanti formicai che abbiamo trovato lungo il sentiero. Questo secondo me è il più grosso, è veramente impressionante, uno dei più grossi che abbiamo mai visto, a dire il vero. Considerate che è poco più basso di me. È tutto coperto di formiche. Magari se ti avvicini facciamo vedere anche proprio che è un formicaio assolutamente attivo. E pensate che strutture pazzesche sono in grado di fare le formiche. Questo non so esattamente, ma penso che per una struttura del genere potrebbero esserci voluti anni. Probabilmente sono colonie discendenti. Non credo che in un anno venga fuori una roba di questo genere. Allora, siamo praticamente arrivati al primo punto sosta, Alpe d'Orchetta, 1400 e qualcosa metri. Adesso
ci fermiamo a bere qualcosa e il secondo punto di sosta sarà il passo d'Orchetta, dove scenderemo per il bivacco Elo, quindi in Valsesia. Come potrete notare, l'Alpe in questo periodo è popolato. Andiamo a fare un giro e vediamo. Bellissimo questo alpeggio, purtroppo le previsioni appena consultate non dicono nulla di buono, e speravo che ci fosse una finestra di bel tempo domani mattina, ma a quanto pare ci saranno temporali sia oggi che domani mattina, forse domani mattina ancora peggio. Quindi adesso iniziamo ad arrivare al Colle d'Orchetta e valutiamo il da farsi, perché al momento, come potete vedere, quello lì è il Pizzonona e sicuramente non c'è una buona vista dalla cima, ecco. Siamo arrivati al Colle d'Orchetta, a poco più di 1800 metri. Questa è un'altra di quelle traversate che potete fare, oltre a quella di Macugnaga dal Passo del Turlo, per raggiungere la Valsesia. Questa è molto meno frequentata, ma non per questo è meno bella, anzi, secondo me, proprio per la scarsa frequentazione, è molto più bella. Qui praticamente abbiamo, in questa zona, abbiamo una triangolazione di valli, perché abbiamo da quella parte la Valstrò, da questa parte la Valle Anzasca, da questa parte la Valsesia. Adesso perderemo un pochino di quota per arrivare al bivacco e colpiremo, se salire già da adesso non servirà. Abbiamo crocifisso gli zaini per tentare la cima in questa piccola finestra in cui il tempo sembra reggere. Quindi un'oretta per la salita, siamo super leggeri e insomma speriamo di non beccarci una lavata o un temporale. Non c'è una traccia evidente per salire al Pizzonona, ogni tanto si trova qualche segno di vernice. Comunque noi siamo sulla giusta via, anche perché qua abbiamo come riferimento i ruderi di un vecchio alpeggio. Guardate alcuni dei dettagli di questa vecchia baita, antica baita
l'architrave in sasso, ma anche la struttura era costruita in modo abbastanza certosino. Qui fuori era presente una scalinata e vi posso assicurare che siamo in un punto decisamente impervio. Da questo lato, qui sotto, c'è Rimella, paese Valser. Siamo rimasti molto stupiti da questa struttura fatta tutta in sasso ed è completamente piena, quindi non c'è dentro una stanza dello spazio utile, è semplicemente un mucchio di sassi con una forma a spigolo verso l'alto. Ed è la prima volta che trovo una struttura del genere. Abbiamo fatto dei ragionamenti e siamo giunti alla conclusione che potrebbe essere un sistema di protezione per la baita di sotto dalle valanghe. Quindi la valanga, staccandosi, si separa e convoglia di lato senza andare a distruggere la baita. Oltretutto è presente anche un muretto appena qua sopra, quindi potrebbe essere un arcaico sistema di protezione contro le valanghe. Non sappiamo se stiamo percorrendo il sentiero ufficiale, che tra l'altro non c'è. Comunque stiamo risalendo proprio il pendio in modo molto diretto. Guardate la pendenza, è molto ripido, eh? Congratulazioni Eleonora per aver raggiunto il pizzo nonna della Ben e finalmente potrai goderti il meritatissimo panorama. Bellissimo. Goditelo, però poco, perché poi dobbiamo ripartire. Guardate che roba, eh. Ecco qui il diario dove c'è questa minuscola cappelletta. Sembra veramente molto vintage. Verbali, mamma mia, che roba. Ma mi sa che non ci viene tanto. Beh, oddio, 23 parte dal 2010, quando hanno messo la croce. Quindi dal 2010, vedete sul registro, comunque non sono tantissime visite, direi anzi molto poche. Allora, partiti da Giavine, faticoso un panorama non si è fatto, la prima volta che saliamo, tempo bello e ventoso, 19 agosto.
Salute. Salute. Vado? Dai, per adesso facciamo così. Poi cinghiale, cosa vuoi? Perché c'è anche la possibilità di scelta, cioè cinghiale, zola, cioè manco... Cinghiale con i mirtilli, oltretutto. Cinghiale con i mirtilli, esatto. Grazie.
Buongiorno, come potrete notare, alla fine oggi il meteo è leggermente migliorato, non che sia una bellissima giornata, però la croce oggi si vede, quindi sarebbe stato meglio salire stamattina, ma d'altronde non si poteva sapere. Le previsioni davano peggioramento per la giornata di oggi e niente, ormai è andata, la cima comunque l'abbiamo portata a casa. Questo bivacco, devo dire, è molto spartano, è un bivacco un po' datato del 95, non ha subito interventi di ristrutturazione, però è abbastanza accogliente. Certo, c'è un po' di cacca di topo un po' ovunque, però almeno ci sono i materassi e si dorme abbastanza bene. Abbiamo anche avuto la compagnia dei nostri amici muli, che hanno scampanellato allegramente tutta notte. E niente, adesso torniamo dalla stessa via del ritorno, quindi il video si conclude qua. Ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Luca e da Eleonora. Ciao. Alla prossima. Ah, e anche un saluto da loro, che non so come si chiama. Come ti chiami? Non ti chiami? Non lo dice, è timido. Comunque ha il naso vellutato. Guardate che animaletto interessante abbiamo trovato lungo il sentiero. Adesso cerco di farvelo vedere senza rompergli troppo le balle. Eccolo qui. Guardate qui, sembra un serpentello. Potrebbe essere un orbettino, perché l'orbettino è proprio un serpentellino molto piccolo, che in realtà non è un serpente, ma è una lucertola. È una lucertola con delle microscopiche zampe. Quindi una lucertola con dei moncherini al posto delle zampe. Vi avevo parlato dei funghi, purtroppo non li abbiamo trovati per cena, ma li troviamo al ritorno. Ed eccolo qui, un piccolo porcino, ma perfetto. Fantastico.